una lezione velocissima su quelli che sono i vari tipi di ferite. Noi sappiamo che la pelle, la nostra cute, di solito è integra, nel momento in cui succede qualcosa e si va dall'altra parte e si va a romperla, c'è sempre un danneggiamento. Quando c'è un danneggiamento bisogna fare qualcosa. I tipi di ferite quali sono? Possono essere le escoriazioni, quindi quando voi cadete in bicicletta, quando ruzzolate, eccetera, ci può essere questo tipo di escoriazione. Eccola lì, bravissimo. Questo tipo di escoriazione, che può essere solamente il rompere la cute in modo superficiale, quindi poca uscita di sangue. Ci può essere un'escoriazione un po' più importante, tipo quella sua che va a rompere non solo la prima parte della cute ma anche la seconda parte. C'è un po' di dolore, c'è un'uscita di sangue. Ci possono essere tagli tipo questi che vanno a interessare anche i nervi piuttosto che i tendini, quindi voi li vedete, vedete il bianco sotto che è il tendine. Uno alla volta. Ci può essere la storta, questa è la classica storta della caviglia quando si mette giù male il piede che poi diventa tutto nero eccetera, o la classica bocca. Ieri me l'ha fatta lei, alle giuste. Ieri. Ah, ve le fate a vicenda? No, alle giuste. Se me lo dite vi prendevo voi già, come invece portate il manichino vi prendevo. Beh, ci può essere la frattura, quindi la frattura con l'esposizione dell'osso, che lo stesso l'abbiamo per quanto riguarda la gamba, invece qua c'è una frattura però non si vede niente, quindi l'osso è rotto ma è all'interno, non ha rotto la cute, non ha rotto nulla, però fa tanto male, anche perché non riesce a utilizzare la gamba. Lo stesso sono su queste qua, fanno male, fa impressione perché l'osso fuoriesce e quindi è qualcosa di, c'è anche tra l'altro magari la rottura di qualche vena e qualcosa, quindi c'è anche forse ci sono le ustioni, quindi le bruciature. Signore e signore, mi possono sente essere non il risponde primo grado, quindi il rossore sullo possono stavo essere non il secondo grado, quindi fanno le bollicine, si chiamano frittelle, qua c'è una bollicina grande grande, però sapete anche voi che quando vi scottate formano le bollicine, oppure ci può essere quelle di terzo grado che è una necrosi, va a bruciare e la pelle diventa tutta nera. Sembra strano, ma questa qua è quella che fa meno male di tutto, perché ha bruciato le terminazioni nervose tutto e non fa male. Queste due sono quelle che fanno parecchio male. Le ustioni possono essere da caldo e possono essere da freddo. Quindi il ghiaccio fa ustione, il fuoco fa ustione, funziona allo stesso modo. L'ultimo, forse quello che fa un po' più impressione, è l'amputazione. Giusto, quindi il taglio. E voilà, questa è un'amputazione del ditino mignolo. Cosa succede? Allora vediamo un attimino quali sono i trattamenti per fare sulle varie ferite. Allora andiamo sempre a utilizzare quello che abbiamo in casa. Quindi, quando vi fate un'escoriazione di questo tipo, di quel tipo, eccetera, utilizzate pure l'acqua. L'acqua va benissimo, serve per lavare. Anche l'escoriazione tipo la sua magari fatta col ginocchio ruzzolato per terra, dove dentro rimane tutti i sassolini, rimane la polvere eccetera eccetera, utilizzate l'acqua, una garzetta, un fazzolettino non di carta, un fazzolettino magari di tessuto che avete, quello che avete a portata di mano, non utilizzate il cotone, lascia tutti quei pellicini eccetera eccetera, non va bene. Lascia è che l'acqua, la carta bagnata si rompe e resta. Per pulire dentro, per asciugare il sangue. Vabbè, questo sì. Acqua. Quando utilizzate garzetta o altro, passate una volta, chiudete, o anche il fazzoletto, passate due volte, chiudete, passate tre. Perché se fate questo tipo di movimento, buttate l'acqua, fate così, portate in giro lo sporco. Quindi non va bene, utilizzatelo sempre una volta sola. Anche con il fazzoletto che avete in casa. Dopo, logicamente, per asciugare tutto intorno potete utilizzare anche la carta. Dimmi. E se non si asciuga, cioè se non si pulisce, può fare infezione. Allora, quando noi medichiamo una ferita, buttiamo sempre tanta acqua, poi utilizziamo le garzette. La garzetta che è
va a grattare bene, fa male ma si deve grattare bene, alcune volte si usa la pinzetta per tirare via tutti quelli che sono i sassolini eccetera. È importantissimo pulirla bene perché altrimenti poi si fa infezione, quindi tutto intorno diventa rosso, tutto intorno alla ferita vedete che diventa rosso, fa anche una specie di montagnetta e dopodiché c'è il pus all'interno e fa male. Quindi importante, appena fatto, appena successo l'incidente, pulire sempre bene. Sotto l'acqua corrente va benissimo, mettetevi sotto il vetro dell'acqua corrente, cercate di pulire col fazzoletto, che è importante. Dopodiché un cerottino senza niente guarisce anche un po' più in fretta, forma poi quella crosticina e va anche con le ustioni. Va benissimo l'acqua fredda, più mettete la parte interessata sotto l'acqua fredda, più il calore che è dentro esce fuori. Non rompete mai le bollicine, non mettete mai, ditelo anche alle mamme, non mettete mai l'olio, la crema della Just che è miracolosa, eccetera, eccetera, il foil, eccetera. Perché soprattutto nella prima giornata, nella prima mezza giornata, è importante che il calore esca dalla pelle e esce continuando a bagnarlo con l'acqua. Quindi sotto l'acqua corrente il calore esce, il giorno dopo date su foil, date la crema della Just, mettete l'unguento, fate quello che volete. Però la prima mezza giornata, la prima giornata, assolutamente non andate a coprire, perché una crema, un olio, qualcosa del genere va a fare da combustione, quindi forma una pellicola, non lascia trasparire la pelle, non fa uscire colore e il calore sotto lavora dentro. Quindi non va bene. In caso di fratture e quant'altro, se dovesse succedere a scuola piuttosto che a casa, non toccate assolutamente da nessuna parte. In caso di fratture dove fuori c'è l'osso, buttate sempre acqua e eventualmente coprite con un fazzoletto pulito, con una vergetta pulita, ma non toccate, non muovete l'amico del cuore, non fate cose strane. Lasciate dov'è e chiamate il 118, bravissimi. Ve l'ha già spiegato anche Francesco, c'è l'operatore, vi chiede sempre il paese, quindi dove siete, come vi chiamate, cosa è successo. È importante stare calmi e seguire sempre l'indicazione che vi dà, perché in questo caso, se voi rispondete alle loro domande, state calmi, vi dice esattamente cosa fare, perché se c'è necessità vi dice voi come dovete comportarvi con la persona che è ferita o danneggiata, altrimenti l'ambulanza di un soccorso vi viene in aiuto. In caso di distorsioni o quant'altro, se siete a casa, levate la scarpa e mettete ghiaccio. Il ghiaccio, sia quello nel sacchetto, sia il ghiaccio, quello spray, non va mai messo a ridosso della pelle. Va sempre messo una garza, un fazzoletto, a casa c'è il canovaccio, mai mettere il ghiaccio a contatto della pelle. Se siete in montagna, state camminando e avete ad esempio le scarpe, queste alte, le ostara alte, eccetera, eccetera, non levate la scarpa, perché se il piede comincia a gonfiarsi, voi poi non riuscite più a rimettere la scarpa e non tornate giù. Quindi la scarpa levatela quando siete a casa per mettere il ghiaccio. Eventualmente se avete delle fasce, eccetera, va sempre fatta la fasciatura 8. Adesso non guardate questa garza che Coretto ormai è da battaglia. Quindi quindi sempre, e magari fatevi sempre di aiutare un amico che avete assieme, da uno che passa, da qualsiasi, insomma. La fasciatura 8 perché vi tiene fermo la parte del piede e la parte del polpaccio, quindi il piede resta fermo. La fate un po' compressiva e questa qua vi aiuta a tenerlo fermo. Oh,